Amiche, amici, carissimi, salve a tutti, come sempre ben ritrovati. Nel video di oggi protagonista la batteria del mio Renault Trafic che mi ha ferocemente lasciato a piedi e un caricabatterie di quelli che più stupidi e ignoranti non si può, che da oltre 30 anni mi accompagna nelle ricariche di tutti questi accumulatori per veicolo. Il fine di questo video è fondamentalmente quello di farvi risparmiare soldi e non farveli buttare per strani oggetti che vengono spacciati come jump starter o come caricabatterie intelligenti che poi all'atto pratico non servono veramente a un piffero. Ancora oggi abbiamo la fortuna di poter trovare online in commercio dei caricabatterie assolutamente ignoranti e analogici come questo. Vi lascio in descrizione il link. Vi faccio vedere un attimo, forte anche dell'esperienza di altri video che ho già pubblicato riguardo proprio questa batteria, come va la cosa. Allora, vi dico subito, facendo un excursus, un piccolo storico dei fatti, questa batteria montata sul Renault Trafic mi è letteralmente morta per inutilizzo. Tanto che a una misurazione con il multimetro marcava 10,5 volt. Ora, 10,5 volt possono essere determinati sia da un decadimento uniforme di tutte e sei le celle che internamente compongono un accumulatore di questo qui, ma vista la particolarità del numero 10,5 potrebbe anche essere che una sola cella su 6 si è deteriorata e quindi non dà l'apporto in tensione che occorre per raggiungere i fatti di 12,5-12,6 che dovrebbe essere lo standard normale di opera di questi accumulatori. Quindi ero in dubbio se fosse la batteria completamente, totalmente scesa oppure si fosse un solo elemento partito. Fatto sta che nei precedenti video vi ho fatto vedere come cercando tramite dei jump starter, caricabatterie, dei discount Lidl e Aldi di riattivare il veicolo non c'è stato niente da fare, ovvero ricarica rapida che tirava su in qualche modo il voltaggio dell'accumulatore, andavo a girare la chiave e niente da fare. Non si riusciva nemmeno a realizzare un giro di volano, di albero motore. E, giusto ieri sera ho smontato, lavato e messo sotto carica l'accumulatore per 60 minuti, dicesi un'ora, e dopo un'intera notte di inattività, dove ovviamente la batteria non ha sofferto nessun carico di consumo, sono andato a misurare con questo tester e il voltaggio segnato misurava 12,7 volt. Ora, significa poco, significa tutto, ovvero comunque l'apporto in voltaggio è stato caricato nell'accumulatore e questo già mi fa pensare, visto proprio il numero 12,7, che tutte le celle concorrano nell'apportare tensione, ed effettivamente la supposizione che avevo fatto, ovvero che ce ne fosse una deteriorata, va a cadere. Ora bisognerà vedere ovviamente con l'atto pratico se riusciamo a far partire il veicolo. Tenete conto che dopo un'ora sola di ricarica, e stamattina sono andato a caricare circa 3 ore per fornire insomma un pochino più di sostanza e di corposità a questa batteria, l'apporto in termini di ampere che le abbiamo dato non è di chissà che entità, e comunque stiamo parlando di una batteria parecchio vecchia. L'alternativa sarebbe quella di sostituirla completamente, andarne a comprare una nuova. Io in questo consiglio sempre prime marche. Qua mi avevano montato una batteria, un accumulatore marca Elite, praticamente sconosciuta, che se la confronto con la stessa Bosch che ho sull'altro furgone,
curiosamente pesa almeno il 30% in meno, guarda un po', probabilmente c'è meno sostanza dentro, ci sarà meno piombo, insomma meno materiali che possano concorrere per mantenere la carica. Questa è una piccola parentesi che faccio. Comunque sia, adesso andiamo a fare subito la prova del 9. È inutile andare a misurare in questo momento la tensione, perché se spengo il caricabatterie e vado a fare una stima di quello che è la tensione adesso, chiaramente ci sarà un valore sicuramente ampiamente superiore a quelli che possono essere i 13-14 volt, visto che il caricabatterie carica sempre a un voltaggio superiore a quello che nominalmente è il voltaggio della batteria in uso. Quindi vediamo semplicemente se collegata al veicolo riusciamo finalmente a farlo partire. Per fare questo lo andiamo a collegare direttamente ai morsetti, quindi senza fare ponti strani eccetera, e vedremo se effettivamente questi caricabatterie preistorici, bisfrattati, sorpassati, sono ancora meglio, come secondo me è, rispetto a quelli che vengono spacciati per caricabatterie intelligenti, che fanno tutti quanti programmini super wow per ogni tipo di batteria. Io con questo ci carico batteria al piombo, AGM, litio, di tutto di più. Tanto alla fine toccherà ovviamente limitare magari il periodo per salvaguardare l'integrità o il pericolo di surriscaldamento delle batterie, ma caricano realmente tutto. D'accordo? Andiamo a vedere dentro al furgone. Bene, siamo qui. Vi dico subito, i morsetti sono appena appoggiati, lo so, non è corretto, però non ho voglia di fare prove che magari insomma non risultano come si spera. Comunque il contatto dovrebbe essere mantenuto anche così, li ho infilati e via. Questo, vedete, è il solito furgone di sempre. Andiamo a girare la chiave, quello che è il check del veicolo sembra positivo. Ora andiamo a vedere se questa batteria me lo fa partire. Siamo in folle, ok, fantastico, lo spunto è perfetto, vedete. Ora riproviamo, facciamo 3-4 avviamenti proprio per vedere se la batteria, magari il primo lo può dare così per fortuna, visto che l'ho appena scollegata dal caricabatterie. Ce la fa. Non le voglio dare la possibilità di ricaricarsi, visto che questa la consideravo una batteria morta. Ora mi avvicino per accelerare un momento quando accendo il veicolo. Perfetto, assolutamente. Questa era una batteria morta, gli ho dato un'ora di ricarica ieri sera, tutta la notte è stata scollegata, questa mattina vi ripeto mi segnava 12,7 volt di tensione, stamattina le ho dato altre 2,5-3 ore di ricarica e questo è tutto. Andiamo ad avviare, vedete, non ci sono tentennamenti, non ci sono indugi, perfetta. Quindi che possiamo dire, i jump starter o caricabatterie intelligenti venduti dai discount non valgono assolutamente una beneamata ceppa o cippa. Il vecchio caricabatterie ignorante che da 30 anni mi accompagna è assolutamente funzionale allo scopo. Vi lascio in descrizione anche un link relativo a un caricabatterie analogo, quindi guardate, cioè più di questo, accendo e spengo. Ora i vicini penseranno a male, ma in realtà la situazione è fantastica. Voilà, vedete, sono 4 minuti, siamo a 9 gradi che abbiamo collegato la batteria. Perfetto, perfetto.
Ora la lascio così, anzi a questo punto stringo i morsetti e la lascio stabilmente pronta per avviare il veicolo e partire. D'accordo? Mi raccomando, quando sentite parlare di carica batterie intelligenti e jump starter da discount, fuggite, letteralmente fuggite. Preferite in assoluto i caricabatterie analogici, che hanno un'unica curva, un unico programma di ricarica, che secondo quella che è la mia esperienza oramai trentennale, funziona perfettamente con qualsiasi tipo di batteria praticamente. Laddove avete qualche dubbio, beh, magari insomma limitate la carica a dei periodi brevi, magari mezz'ora, un'ora, intervallata da dei periodi di riposo e di verifica anche delle temperature delle batterie che state caricando. Questo è importante. È importante sempre caricare le batterie in assoluta sicurezza e dove non ci siano mai delle cose vicino che possono prendere fuoco, perché diciamocelo chiaramente, una qualsiasi batteria può andare in corto, che sia essa al litio, AGM o anche al piombo, e provocare delle fiammate. Questo sempre bisogna tenerlo in conto. Quindi i luoghi di ricarica devono essere assolutamente sorvegliati e soprattutto privi di cose che possano far scaturire ulteriori fiamme. D'accordo? Con questo è tutto. Io continuo a giochicchiarci. A questo punto è un piacere. E vi rimando al prossimo video. Ciao!